Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi sono stata taggata da Daria nel Nerd Tag, una cosa molto appropriata. La ringrazio tantissimo per il tag perché avevo già visto questo tipo di video, però nessuno ancora mi aveva taggato, cioè nessuno mi aveva nominato e ci tenevo veramente tanto però a farlo. Quindi con l'occasione ho preso la palla al balzo, lo faccio subito, mi ha taggato oggi, lo sto facendo adesso. E niente, qui ci sono tutte le domande e iniziamo, vediamo di che cosa si tratta. A che età hai iniziato a usare il PC? Allora, io ho iniziato a usare il PC molto tardi. I miei genitori infatti erano totalmente contrari all'uso del PC a casa nostra. L'hanno sempre visto un po' come una limitazione. Loro temevano che io mi sarei rincoglionita davanti al PC, non avrei più studiato, non avrei più fatto altro, non avrei più letto libri, cavoli e mazzi. E quindi il primo PC, in realtà ce l'avevo avuto tanti anni prima, ma era un PC scassato, non l'ho mai usato. Il PC vero e proprio, il primo che ho iniziato ad usare seriamente, avevo 16 anni ed era un portatile, era un Acer. Quando hai iniziato a navigare sul web e perché? Allora, io ho iniziato a navigare sul web l'anno successivo. Infatti, se prima c'era la lotta per farmi comprare il PC, l'anno successivo c'è stata la lotta per farmi installare internet. E non lo volevo soltanto per cazzeggiare Facebook, Messenger, lo volevo perché a scuola spesso ci stavano chiedendo delle ricerche e io non sapevo mai dove fare ste cavolo di ricerche. A 17 anni finalmente ho questo internet. I primi siti che ho bazzicato, vabbè, la mia amica mi ha iscritto su Facebook, mi ha iscritto su Messenger, però i primissimi siti che io ho bazzicato erano siti di GDR. Infatti altre mie amiche si erano iscritte a questi siti. E in cosa consistevano? Niente, semplicemente in questi forum si scrivevano storie. A me questa cosa mi piaceva tantissimo. Tu creavi un personaggio, ma non è che lo creavi proprio tipo in digitale, proprio era tutto scritto. A me piaceva tantissimo questa cosa. Qualcuno iniziava una storia in un posto, in un luogo, e poi proseguivi. E di cosa parlava questo GDR? Di vampiri, perché all'epoca se non si parlava di vampiri internet non aveva motivo di esistere praticamente. E io stavo le ore lì a scrivere, a creare storie. Poi queste mie amiche avevano dei metodi di scrittura veramente fenomenali, quindi a volte ci venivano delle storie così belle, cioè proprio la morte, guardate. Gioventù che non tornerà mai più, ma che bella gioventù che è stata. Quante ore passi online al giorno? Allora, non tantissime in realtà. Fino a qualche tempo fa ero molto attaccata al PC per via di Facebook, per via della pagina, prendevo gli ordini, così. Poi ultimamente ho deciso di chiudere, cioè nel senso la pagina c'è, ma io non metto più foto, non metto più niente, perché semplicemente mi portava via troppo tempo, tempo che io adesso non ho. Quindi ora come ora, poco, tengo il cellulare online, nel senso per WhatsApp, perché ormai gli SMS non li manda più nessuno, quindi WhatsApp è diventato di vitale importanza. Con quali console preferisci giocare? Allora, le console che io ho sempre prediletto sono le portable, le portatili, ovvero, che vi posso dire, la primissima console che ho avuto è stato il Game Boy Color, con la cartuccia di Pokémon rosso che l'ho ammazzata a forza di giocarci. E successivamente ho giocato molto con la PSP, che me l'ha gentilmente donata il mio ragazzo, era la sua, però poi me la sono leggermente fregata. E soprattutto adesso io ho il Nintendo 2DS, e quindi sì, le portable mi sono sempre state molto più simpatiche, perché a me giocare piace, cioè io parto dall'idea che quando voglio giocare devo giocare. Quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Allora, quando ero piccola, come già detto, avevo Pokémon rosso, Pokémon giallo, Pokémon Crystal, Pokémon oro, avevo i Pokémon appunto, e quelli li ho giocati, rigiocati. I Pokémon per me sono stati una pietra miliare del mondo videoludico, molto semplicemente perché sono stati i primi che ho avuto, quindi per me la mia esperienza da giocatrice è iniziata tutta lì. Successivamente sono arrivati Mario Bros, anche quelli li ho giocati, me li facevo prestare dal mio vicino di casa, che io adoro Mario, Super Mario per me sono dei giochi divertentissimi.
Poi adesso ho giocato anche ai Professor Layton, li sto finendo più o meno tutti, piano piano me li faccio. Giocavo molto ad Animal Crossing, adesso molto di meno perché appunto non ho tempo. Ultimamente il 2DS mi saluta da lontano, mi fa ciao, io sono qui, quando c'hai voglia, e io lo guardo da lontano e gli faccio aspettami a casa, prima o poi tornerò. Altro gioco che mi è piaciuto veramente tantissimo è stato Kingdom Hearts Bird by Sleep, giocato per PSP appunto, e quello mi ha emozionato, ci ho pianto, e... bellissimo, è uno dei giochi più belli del mondo, se non l'avete mai giocato fatelo. Adesso oltretutto hanno fatto il remix dei Kingdom Hearts per PS3, quindi se avete la PS3 potete prenderli. Anime o cartoni animati preferiti? Allora, da bambina sicuramente Pokémon, però solo la prima serie perché le altre non mi sono piaciute. Sailor Moon è stato semplicemente l'amore. Avevo le videocassette, guardavo sempre le puntate e avevo i fumetti, avevo quello e bla bla bla, non so, Sailor Moon, io ero impazzita per Sailor Moon e sono tuttora impazzita per Sailor Moon. Lady Oscar è stato uno dei fumetti e barra anime che io ho visto più in assoluto, mi è piaciuto sempre tantissimo e mi appassionava, mi faceva piangere. Poi c'era quel tocco di storia, quindi anche un pochino si imparava qualcosina, che non fa mai male. In adolescenza poi ho un po' cambiato genere, mi è iniziato moltissimo a piacere Inuyasha, Fullmetal Alchemist, Death Note, poi che altro? Nana, che è sicuramente uno dei miei anime barra manga preferiti, e poi Dragon Ball già lo guardavo da bambina, ma in adolescenza sono impazzita per la storia, sono impazzita per i fumetti, sono impazzita per tutto. Dragon Ball veramente ha fatto la mia adolescenza e ne vado fierissima, ragazzi. Guardi ancora cartoni animati o anime? Certamente, anche se purtroppo ultimamente, per mancanza di tempo come sempre, non riesco a starmi molto appresso. Comunque sia, ho guardato Chobits ultimamente, Naruto, ho guardato Emma, che in realtà col doppiaggio italiano è uno schifo, però vabbè, ce la siamo fatti piacere. E soprattutto ultimamente ho guardato Sailor Moon Crystal online, perché non è ancora arrivata in versione DVD da noi, almeno non che io sappia. E però spero vivamente che la faranno arrivare doppiata, o comunque sia almeno con i sottotitoli nei DVD, perché non vedo l'ora di averla. Mi è piaciuta tantissimo Sailor Moon Crystal. Numero 8. Come consideri le persone che fanno i cosplay? Allora, qui verrò un po' scannata, ne sono abbastanza sicura. In positivo, nel senso, io sono una grande amante delle fiere del fumetto. Quindi per me il cosplay è una parte integrante della fiera, perché sono persone che ci mettono molta passione, sono persone che dedicano tanto tempo a questa cosa senza guadagnarci niente nella maggior parte dei casi, se non un po' di foto, gloria, così. Però sono persone che partono dall'idea: voglio fare il personaggio che mi piace, e questa è una cosa che adoro. Cos'è la cosa che mi fa un po' storcere il naso da qualche anno a questa parte? Che il mondo cosplay sta diventando pieno di stronzi, perdonate il termine. Io non ho mai fatto cosplay, quindi non parlo in base a me, però io vedo tantissimo che molte volte alcune ragazze, soprattutto ragazze, ho notato questa cosa, fanno dei cosplay imperfetti, almeno, cioè, gli altri li definiscono imperfetti, perché molto semplicemente i personaggi degli anime, dei manga, molto spesso hanno delle fattezze, soprattutto le donne, che non sono possibili nel mondo, cioè hanno un vitino stretto che sarà una 38 e delle tette che si calcolano in ettari neanche in base alla taglia del reggiseno. Quindi non è possibile che esistano persone così, almeno non in natura, ma solo tramite chirurgia plastica. E molte volte io ho visto foto di ragazze che hanno fatto dei cosplay, foto anche molto carine, le ragazze non erano assolutamente grasse, cioè magari portavano una 42 massimo, e ho letto degli insulti da parte degli altri cosplay veramente tremendo. A me il cosplay piace perché deve essere una cosa per divertirsi, deve essere un mondo aperto a tutti, indipendentemente dal proprio fisico, dal proprio aspetto. Si tratta di amore per ciò che si legge, per ciò che si vede, rivivere quelle emozioni in prima persona. Se questa esperienza deve essere limitata solo a chi è figo, comunque sia a chi ha le possibilità di poter fare un cosplay perfetto, secondo me si perde proprio la cosa del cosplay. Io ho molto rispetto per chi fa i cosplay in modo da fare gare, cazzi, mazzi, molti li vincono, bravissimi, io alzo le mani, cioè so che ci avete messo tanto, tanto impegno, tanto amore, perfetto. Però solo perché il vostro cosplay è perfetto non vuol dire che dovete andare ad insultare gli altri.
date la possibilità a tutti di esprimersi come vogliono. Non vi piace il suo cosplay, basta, non ci fate una foto, non lo calcolate, che vi posso dire, però insultare o comunque sia dire alla ragazza sei grassa, sei cessa, bla bla bla, questo mi sembra un po' eccessivo. Amiamo i cosplay, ma facciamo in modo che il mondo del cosplay non diventi l'ennesimo mondo in cui fare della gerarchia. Ognuno si esprime come vuole, secondo le sue possibilità. E questa era la mia idea sui cosplay. Ti piace leggere fumetti? Che cazzo di domanda è? Cioè, fai un nerd tag e chiedi una cosa del genere. La cultura dei nerd nasce sul fumetto. Quindi sì, io adoro i fumetti. I primi fumetti che leggevo sono stati fumetti della DC, quindi Batman, Catwoman, avevo delle vecchie edizioni, che non so dove siano finite. Poi sono passata ai manga, perché comunque sia i manga mi piacciono moltissimo, soprattutto per il fatto che il mondo DC Marvel comunque sia ha molti disegnatori dietro, quindi magari un fumetto ti piace molto come disegnato, quello dopo ti fa cagare puntualmente. Il modo in cui viene disegnato il fumetto per me è fondamentale, perché io ho disegnato per tanti anni, anche se cioè, non sono una professionista, però mi piace avere un fumetto che graficamente mi ispiri. I manga invece comunque sia nascono proprio da un autore e quell'autore porta avanti tutta la serie. Come fumetti piace moltissimo Fullmetal Alchemist, Nana, tutte cose che già vi ho detto negli anime più o meno, Sailor Moon, poi gli Orfeo, che è la stessa autrice di Lady Oscar, anche i Lady Oscar. Ultimamente ho letto i Dobtail Judge, che sono due serie che non conosce nessuno, ma sono veramente carine, ragazze, se avete occasione dateci un occhio. E poi tantissimo ultimamente Ratman con Leo Ortolani, perché Ratman, ragazze, mi fa morire dalle risate. Quali libri ti appassionano di più? Allora, contrariamente a quello che si potrebbe dire, io sono una gran romanticona, quindi i romanzi. Io ho letto tanti romanzi nella mia vita, i miei libri preferiti sono dei romanzi, tra cui abbiamo appunto Cime Tempestose, Orgoglio e Pregiudizio, proprio quei bei mattoni antichi che sono fatti di buoni sentimenti. Serie TV preferite? Allora, la mia serie TV preferita in assoluto è stata Fringe. Fringe è la serie perfetta, secondo me, fatta da J.J. Abrams, non so se conoscete, ma sicuramente sì. E è, a livello di effetti speciali è stupenda, veramente, ti fa prendere proprio gli attacchi di panico. Ma è bella anche la storia, è particolareggiata, gli attori sono bravi, e per me è la serie perfetta. Poi abbiamo Big Bang Theory, che è ancora in corso e la sto guardando molto volentieri. How I Met Your Mother, anche se l'ultima puntata mi ha ucciso l'anima, me l'ha proprio strappata a morsi e me l'ha gettata in qualche pozzo, penso. Comunque sia, How I Met Your Mother è stata una delle mie serie preferite, mi è piaciuta tantissimo. Film preferito? Allora, film preferito è un po' riduttivo, io ho tanti film preferiti, sono un amante del cinema e li guardo sempre con amore, con passione, mi emoziono e via. Sicuramente Il Padrino. Il Padrino è uno dei miei film preferiti e lo so che è un po' antiquato, ma non me ne frega niente, è stupendo. Lady Vendetta, che è un film che non conosce quasi nessuno, in Italia ha avuto una distribuzione molto limitata, ma secondo me è uno dei film più belli che siano mai stati fatti. Online si trova, guardatevelo. Il Rocky Horror Picture Show, che è un musical, non c'è la traduzione in italiano, infatti lo trovate solo con i sottotitoli. È flippato di mente in una maniera oscena, però a me piace tantissimo. E Tim Curry che fa il travestito è una cosa che dovete vedere prima o poi nella vostra vita. Altro film poi che mi piace tantissimo, non è stato distribuito in Italia, io l'ho trovato online, è Mr. Nobody. Doveva essere distribuito, infatti c'è il trailer in italiano, ma poi non l'hanno più tradotto e non è più arrivato. È un film veramente molto bello e parla delle possibili scelte della vita. Anche quello, se avete occasione, dategli un occhio. Quale cellulare possiedi? Allora, mo non ce l'ho qui intorno, porca vacca, l'ho dimenticato di là. Comunque sia, è un Huawei Ascend G600 e mi soddisfa? Nì. Nel senso, il cellulare in sé mi soddisfa perché io sono una persona che per i cellulari non gliene frega assolutamente niente. L'unico problema è che questo telefono di per sé è fantastico, ha una batteria lunghissima, dura tantissimo, durano tantissimo i telefoni di questa marca. Ha un'ottima, prende ovunque praticamente, cioè io sono innamorata di questo telefono, non fosse che il mio telefono, proprio il mio, l'unico stronzo di telefono è difettato, ha un problema nel sistema, quindi non posso attaccarlo al PC perché mi si blocca, mi cancella la roba a cazzo e
so che prima o poi dovrò ricomprarlo. L'ho mandato in assistenza, ha funzionato per 2 mesi, dopo è tornato esattamente come prima, quindi una totale perdita di tempo. Cosa vi piace di più della tecnologia? Allora, io e la tecnologia non abbiamo un grande amore l'uno per l'altra, però ci sono dei lati positivi. Della tecnologia mi piace molto il fatto che consente a tutti di essere amici, cioè la possibilità di essere in comunicazione, la possibilità di trovare persone che alla fine hanno i tuoi stessi interessi, hanno i tuoi stessi amori. Io ad esempio, che mi sono sempre considerata una nerd ancora prima che la cultura nerd diventasse una moda, perché ragazze, la cultura nerd ormai è una moda e questo tag ne è la prova, perché se io 5 anni fa avessi provato a fare una cosa del genere, ma facciamo anche un po' più di 5, facciamo 10, se io 10 anni fa avessi provato a dire in giro ah sono una nerd, che poi si chiamavano sfigati da noi all'epoca, non erano nerd, erano gli sfigati, probabilmente sarei stata appesa fuori dalla finestra dalla mia compagna di classe. Io mi ricordo che io e la mia compagna di banco ci scambiavamo i fumetti come se fosse stata droga, perché era oggettivamente un limite. Una donna che leggeva fumetti, che giocava ai videogiochi, che guardava film nerd, così, cioè era molto stigmatizzata. Una ragazza, per una ragazza non andava bene, almeno da noi non andava bene. Avere quindi la possibilità di condividere i tuoi interessi con altre persone senza per questo essere prese ammazzate, secondo me è una grandissima potenzialità della tecnologia. Il vero problema è che, come tutte le cose, la tecnologia secondo me sta un po' perdendo di vista quelli che erano i suoi iniziali scopi. Da mondo di accettazione così, la tecnologia ci sta un pochino facendo mettere l'uno contro l'altro. Ne è la prova che purtroppo ci sono tanti casi di cyberbullismo. Internet spesso viene utilizzato come mezzo per far del male agli altri, e questo secondo me è una cosa inaccettabile, perché la tecnologia dovrebbe svilupparci, non dovrebbe renderci più stupidi. Bene ragazze, il nerd tag finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiato. Allora, io nomino Daniara di Non Ho Visto Israel, mi raccomando fallo tesoro perché devi. Poi Black Cat Clay, Monia, Susanna, non mi viene mai il nuovo nome del canale, però comunque sia, era Yoshiko Dark Soul, poi adesso non mi ricordo come ti chiami, scusa Susanna. Poi chi altro nomino? Dato che mi sembra molto nerd, nomino anche Erika Kawaii, anche se non so se vedrà questo video o se le interesserà. Comunque sia, sei taggata anche tu se hai voglia di farlo. Va bene, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!